anche qui molte scale da fare, molti gradini. La scala è d'acciaio, un po' più comoda. Ci sono delle grotte che danno sulla città. E comunque c'è un po' di impegno da metterci per goderci il panorama. Anche di qua ovviamente la visuale è fantastica, non c'è che dire. È un'altra delle torri su cui dovete assolutamente salire, con la differenza che questa è la quello che mi ha fatto ridere, perché di sotto c'è scritto, mi ha detto che ho di fare le uole, e le uole sinceramente non mi sembrano molto le uole. Poi c'era anche scritto che era vietato arrampicarsi sugli alberi, come se qualcuno avesse il coraggio di arrampicarsi sugli alberi e magari appendersi a uno di quei rami che danno sul... magari avere il coraggio di appendersi a uno di quei rami che danno proprio sullo strapiombo, chiamiamolo strapiombo, un bel salto insomma, in poche parole. E anche da qua si vede tutto. Però io apprezzo molto l'ombra data da questi alberi, questo è stato un bel tocco davvero. Come potete notare si riesce a distinguere dove più o meno la città finisce, là in fondo dove c'è quel verde. Da questa parte poi la città finisce dove si vedono quei filari, quelle linee di alberi che corrispondono alle mura della città. Quello è sempre San Frediano. Come vedete la città ha vari campanili, anche là in fondo, come vedete, è una città dove potrei quasi dire per assurdo che c'è un campanile ogni 50 case, perché davvero ho trovato delle chiese a distanza di 50 metri l'una dall'altra. È incredibile, la città che è passata e probabilmente anche adesso è molto, molto cattolica, insomma. Non sono più di 100 metri, ma in realtà se venite a piedi vi troverete a serpeggiare tra una serie di vie e di urte molto molto caratteristiche.